Marco Stopazzini, sportissimo. Il boom delle bici assistite, e delle bici non solo per la quotidianità, ma anche bici come questa Pinarello, ultima ritrovato della tecnologia ciclistica, bici assistita Pinarello da corsa, mascherata tra virgolette da corsa. Parliamone un po'. Allora, Pinarello in questo caso, bicicletta elettrica assistita, un po' diciamo l'ultimo ritrovato per quanto riguarda questa tipologia qua. Il boom dato dalla mountain bike in primis ha portato anche diciamo comunque l'evolversi della bicicletta da corsa verso questo mercato che chiaramente sembra avere molta molta espansione. E dopodiché chiaramente tutto diciamo quello che è la tecnologia si evolve sui pesi, chiaramente per tenerli più contenuti possibili, e anche le batterie per avere una batteria molto più longeva, quindi per poter permettersi di fare molti più chilometri di quanto magari non si poteva fare all'inizio, ecco. L'autonomia di una bici come questa? Allora, mediamente giriamo sui 1300-1500 metri di dislivello, perché l'autonomia in chilometri è un po' difficile da definire, perché dipende dal peso dell'atleta, dipende dalle condizioni climatiche anche, quindi il freddo purtroppo va diciamo a creare problemi per quanto riguarda la batteria, quindi diciamo tanti fattori entrano a dare ovviamente il chilometraggio, e quindi per questo danno diciamo come intervallo, non ti permettono di avere effettivamente un chilometraggio effettivo da poter dire la bicicletta fa tot chilometri. Marco, il peso di una bici assistita, da quella che si usa in città a una top mascherata da corsa come questa. Certo, allora la differenza è di qualche chilogrammo. Diciamo che una buona bicicletta da corsa muscolare, quindi per chi pedale basta, è intorno ai 6,5 kg mediamente. Adesso questa invece raggiungiamo l'ordine degli 11 kg più o meno. Sandro Di Renzo, sportissimo. Adesso parliamo di assetto delle bici. Cos'è accaduto? È accaduto che se nelle Formula 1 i piloti durante la corsa all'interno della vettura, dell'abitacolo, riescono a cambiare assetto in gara, quindi flap, alettoni e quant'altro della propria vettura, la stessa cosa in questi anni, con l'evoluzione tecnologica che corre anche nel mondo del ciclismo, è avvenuto per le due ruote. Questa bici, Sandro vi farà vedere, è una bici che può essere utilizzata in corsa all'inizio con una data fisionomia, una data predisposizione, e cambia completamente assetto quando il ciclista impone nuovi limiti e richiede. Sandro, facciamo vedere questa bici cosa ha di curioso. Sempre di più le ditte specializzate nel settore delle biciclette da corsa di un certo tipo presentano modelli innanzitutto aerobike, sempre più prestazionali, sempre più aerodinamiche, con caratteristiche ben definite. Abbiamo in questo caso il nuovo modello della Madon Trek, modello, ripeto, aerobike, molto rigida se vogliamo sotto il punto di vista torsionale, cioè quando il ciclista, l'utente finale, richiede uno sforzo massimo, abbiamo una rigidità che viene trasmessa al suolo elevata, abbiamo una precisione di guida elevatissima, però allo stesso tempo abbiamo una bicicletta che la si può utilizzare, non dico anche in randonnée, ma comunque per gare o manifestazioni sportive, ciclistiche, di tipo gran fondo. Su una bicicletta che uno ci si può stare veramente tante ore. Abbiamo una caratteristica molto importante su questo modello, che è un sistema, si chiama IsoSpeed. Si tratta praticamente come di una balestra che lo stesso ciclista utente può registrare per avere un livello di ammortizzazione, di comfort di marcia. Quindi abbiamo un modello
aerobike performante, molto veloce, rigida sotto il punto di vista torsionale quando il ciclista si alza sui pedali per imprimere forza. Quindi però volata, diciamo, esatto, prendendo velocità. Esatto, però allo stesso tempo molto comfort di marcia, che addirittura il ciclista può determinare lui quanto vuole sulla strada. Addirittura sono modelli che si possono utilizzare con le ultime recenti manifestazioni di strade bianche. Quindi non strade asfaltate, ma strade bianche, ghiaia, comunque percorsi molto battuti, vengono usati determinati modelli, tipo questo qua, come il nuovo Madon della Trek. Altra novità nelle bici da corsa delle ultime generazioni, freni a disco, ma freni a disco idraulici. Certo. Facciamoli vedere e cosa vuol dire, e anche il vantaggio. Certo, allora iniziamo da dire che è stato necessario, diciamo, un po' l'avvento del disco, perché c'è stato bisogno di migliorare la frenata, che purtroppo con i cerchi di ultima generazione in carbonio si era un po' persa, e allora con il disco si è tornati, diciamo, ad avere una frenata ottimale, sicura e quindi pronta per qualsiasi terreno. E sicuramente, diciamo, l'olio, quindi l'idraulica, è quella che dà il performance migliore, è quella che ci permette di avere la frenata migliore. Inizialmente si è iniziati con il meccanico, ma era, diciamo, ancora non al 100%. Adesso abbiamo veramente una frenata più che ottima, e sicuramente dischi adesso ne esistono veramente di tanti tipi. Shimano, diciamo, sicuramente è stato uno di quelli che ha portato, diciamo, questa tecnologia in primis, e poi dopo si sono, diciamo, uniti anche tutti gli altri marchi che ovviamente si stanno, diciamo, parificando con il sistema. Altra novità, il cambio elettronico. In questi anni è velocemente cresciuto nelle preferenze dei ciclisti, ma anche come tecnologia, fino ad arrivare a un cambio che permette di personalizzare anche in questo caso la bici. Già da anni le biciclette da corsa di un certo tipo, diciamo di media alta gamma, hanno la possibilità di essere montate con cambio elettronico. Addirittura dalla parte della ditta SRAM americana abbiamo anche un cambio elettronico wireless, quindi esattamente, precisamente, tutto senza fili. La tecnologia dei telai ci può permettere di mettere tutto all'interno, il passaggio di qualsiasi cavo, quindi anche a livello estetico abbiamo delle biciclette molto belle da vedere. Ma la cosa molto importante è che adesso i gruppi elettronici hanno la possibilità di essere personalizzati. Cioè abbiamo la possibilità, grazie delle interfacce che le stesse ditte ci consegnano e ci illustrano come utilizzarli ai corsi, per personalizzare il gruppo. Proprio se un utente finale vuole, non so, comandare il cambio posteriore con una determinata leva, o salire e scendere con il cambio davanti e di dietro con una determinata leva, lo può fare personalizzando a suo piacimento il gruppo. Se lo può personalizzare a tutti gli effetti. Addirittura personalizzato anche per persone e ciclisti disabili, giusto? Esatto, una cosa che ci fa molto piacere dire, siamo riusciti a mettere in bici persone che purtroppo cause incidenti sono state private di un arto. Grazie alla tecnologia dei gruppi elettrici queste persone vanno in bicicletta normalmente. I terrori dei ciclisti in corsa nelle gran fondo, ma anche quando sei in gruppo per un allenamento, per un'uscita, è forare, cambio gomme. È la BC per un ciclista, ma è sempre il terrore di tutti quanti, in gara perché si perde tempo, in bici perché è un po' e in passeggiata perché un po' si perde il filo con il gruppo. La Ferrari mette, e tu in Formula 1 occorrono circa 4, 5, 2 secondi per fare un cambio gomme. Adesso Sandro vi fa vedere quanto tempo occorre per un vero cambio gomme e anche manutenzione. Allora, innanzitutto un consiglio che do io è di portare la catena sul pignone posteriore più piccolo, e per avere una maggiore agevolazione anche sulla corona più piccola davanti. In questo caso prendiamo di riferimento una bicicletta di ultima generazione con freno a disco, e faccio vedere, è molto semplice andare a rimuovere il perno passante. Naturalmente noi avremo
la camera d'aria che sarà a terra perché siamo stati vittima di un incidente o comunque di una foratura. Dobbiamo andare a spallare il copertone da entrambe le parti facendo attenzione. Andiamo a prendere i leva copertoni che avremo sotto al borsino sotto sella e andandoci ad aiutare con questi leva copertoni di plastica andiamo a rimuovere la camera d'aria, in questo caso forata, dal cerchio. Una cosa molto importante è cercare di capire il perché abbiamo forato. Potrebbe esserci uno spino, un vetro, qualche cosa. Facendo molta attenzione andiamo visivamente a guardare dalla parte esterna della gomma se c'è qualche cosa e con le mani dentro a sentire se eventualmente c'è qualcosa. Nel tal caso lo andremo a rimuovere. Dopodiché prenderemo la nostra camera d'aria di scorta che abbiamo sempre dentro il borsino insieme ai leva copertoni. Cosa molto importante, il primo passaggio quando prendiamo fuori la camera d'aria nuova che abbiamo sotto al borsino è quella di gonfiarlo un pochettino, per il primo passaggio proprio più importante di tutto. Naturalmente si inizia con l'introduzione della valvola e andiamo a portare solo la camera d'aria dentro al copertone. Secondo passaggio, portiamo la camera d'aria dentro al cerchio. Come passaggio finale, da iniziare dalla valvola, il copertone dentro al cerchio. Qui in questo caso abbiamo una gomma comunque molto morbida e come faccio vedere si può posizionare tranquillamente con le mani senza andare a utilizzare il leva copertone che a volte magari si tende a danneggiare la camera d'aria nuova. Importante leggere sopra le coperture le pressioni da mantenere, sia per un discorso di sicurezza che di tenuta di strada. Ci sono delle coperture che vanno, non so, a 8 bar, delle altre che vanno a 10, delle altre che vanno a 6, a seconda anche proprio delle biciclette. Quella, la pressione è molto importante. Come molto importante una buona manutenzione della bici, ma anche a livello di sicurezza, oltretutto che di durata del materiale. Un lavaggio o comunque un'assistenza periodica possiamo anche quantificare sui 1000 chilometri da un centro specializzato, un negozio tecnico specializzato, è molto importante. Oltre che per la durata e il funzionamento della bicicletta stessa, ma anche del ciclista, della sicurezza. Si parla di copertoni, impressione, quindi controllo del battistrada, di eventuali tagli, dei serraggi che può esserci in una bicicletta, che ci sono in una bicicletta, quindi se un manubrio è stretto, se una sella è stretta, che siano controllati bene i pedali, è molto importante questo.